La redazione del GR5 e Dog Service presentano Canche Abbaia, il format dedicato a chi ama il più fedele amico dell'uomo. In studio l'educatore cinofilo Maurizio Luppi. Benvenuti alla trasmissione Canche Abbaia. Anche oggi è con noi in studio l'educatore cinofilo Maurizio Luppi, che ci parlerà dei cani, dei loro problemi e ci darà dei preziosi suggerimenti anche per risolverli. Per un contatto diretto con Maurizio Luppi potete telefonargli al 335 83 41 510 oppure lo potrete incontrare personalmente presso Dog Service in via Giordanengo a Cuneo ogni sabato pomeriggio, il negozio con cui collabora e fornisce consulenze gratuite ai clienti. Ciao Maurizio, ben trovato. Ciao Mariella, ben trovata anche a te. Allora, oggi di che cosa parliamo? Bene, proseguendo la carrellata sui sensi dei cani, l'altra volta abbiamo parlato dell'olfatto, questa volta parleremo della vista, ovvero sia di come loro vedono diversamente da noi. Ma è vero, ad esempio, che i cagnolini vedono in bianco e nero? Io ho sempre sentito dire questa cosa. No, hanno una visione che è relativa ai coni recettori della luce. Noi ne abbiamo tre, quello del rosso, del giallo e del blu. I cani invece quello del rosso non ce l'hanno, per cui hanno una visione quasi daltonica, ovvero sia vedono in giallo verdastro. Quindi gli manca proprio il rosso? Sì, il cono del rosso. Tra l'altro, questa è una caratteristica, siccome la natura nulla fa a caso, che è importante perché loro sono dei predatori cacciatori, mentre noi siamo degli onnivori ma raccoglitori, per cui abbiamo bisogno di distinguere bene i colori per avere la visione del frutto maturo o della bacca velenosa. Eh beh sì, in effetti in natura nulla è a caso. Dice altre curiosità sulla vista dei cani? Ma ad esempio loro vedono molto meglio di noi, come i gatti d'altronde, al buio, perché posseggono una membrana a specchio che si trova dietro la retina. Questa membrana a specchio fa sì che la luce che riceve la ritrasmette alla retina, quindi raddoppiando l'intensità luminosa. Vedono meglio le figure in movimento perché hanno più recettori che si chiamano bastoncelli, per cui vedono 70 immagini al secondo, mentre noi ne vediamo solo 60. Questo è un fattore curioso perché loro vivono in un anticipo temporale rispetto a noi. Infatti, se cerchiamo di anticipare il cane in qualcosa, lui ci sgama subito, immediatamente. Sì, infatti è praticamente impossibile. Vedono proprio prima e meglio di noi, in effetti. E tra l'altro vedono soprattutto la figura in movimento. Infatti un equivoco potrebbe essere quello che, se noi siamo sotto vento e stiamo immobili, loro addirittura possono non riconoscerci come i loro papà, la loro mamma e i loro padroni, insomma. Quindi se il proprio padrone è fermo non lo percepisce, cioè come se fosse invisibile? No, la figura ferma, infatti le prede utilizzano il freezing, che sarebbe l'immobilizzazione, proprio per evitare che vengano riconosciute e distinte dal predatore. Vabbè, è proprio una curiosità. Sì, ma poi ce n'è anche un'altra. Se tu stai fermo e sei sotto vento, lui non ti riconosce, ma se vicino a te passa qualcuno che ha la tua sagoma, possono scodinzolare e avvicinarsi a lui perché vedono contorni indefiniti, come il nostro problema visivo è l'astigmatismo, che ci impedisce appunto di definire bene i contorni. Abbiamo tutta una visione molto sfumata. Un'altra particolarità, vista la posizionatura dei loro occhi sul muso, è di avere una visione laterale maggiore della nostra. Noi abbiamo gli occhi frontali, quindi vediamo a 180 gradi. I cani ce l'hanno leggermente laterale, non come i cavalli, però un po' più laterale della nostra, sì, per cui vedono a 270 gradi. Di conseguenza non pensiamo che se noi vogliamo ne mangiare un panino di nascosto a lui, se siamo leggermente arretrati, lui non ci riesca a vedere, ci scoprirà. Ma ci scoprirà comunque, perché hanno anche un olfatto molto sensibile. Se tiriamo fuori un panino da una borsa, secondo me, anche se sono completamente girati, ci sgamano. Il cibo è sempre il cibo, infatti. Il cibo è sempre, certo, il cibo, in effetti sì. Stavo pensando anche a un'altra cosa. Prima abbiamo parlato dei colori, a me ha colpito questa cosa. Mi dicevi che il cane non riconosce il rosso, ma quindi giocare con un cane con una palla rossa è sconsigliato? Sì, noi quando scegliamo i giochi, i giocattoli e gli oggetti con cui interagire col cane, ovviamente siamo attirati per quello che è la nostra natura, per cui i colori vivaci tipo il rosso e l'arancione ci attraggono. Ma il cane non ha il cono del rosso, cioè non ha le cellule che riesce a distinguere
precisamente quel colore ed è assai probabile che su un prato verde una pallina rossa vada persa, cioè lui non la vede e quindi non la raggiunge. Bene, allora bisogna ricordarsi di comprare dei giocattoli di altri colori per i nostri amici a quattro zampe. Sì, senz'altro i giocattoli di colore giallo, di colore blu, gli facilita appunto il riconoscimento degli stessi. E non solo, un'altra caratteristica che li differisce rispetto a noi è che non hanno una buona visione bifocale, ovvero sia non riescono a mettere a fuoco a una distanza di 20, 30, 40 cm secondo la dimensione del cane. Per cui, mentre noi crediamo che sia lì ben visibile a lui sotto il suo muso un pupazzo, lui invece non riesce proprio a vederlo. Quindi è più facile per il cane rincorrere una palla ad una certa distanza piuttosto che averla lì davanti al naso, anzi davanti al muso. Sì, infatti c'è anche un giochino dove loro sono dei super campioni, che è quello di prendere al volo gli oggetti, proprio perché vedono benissimo il movimento, distinguono anzi soprattutto l'oggetto in movimento e vedendo più immagini al secondo riescono a temporizzare l'azione conseguente, ovvero sia di accaparrarselo con precisione ed esattezza. Ma quante cose interessanti che stiamo scoprendo oggi. Sì, e servono tutte poi per la relazione col cane, perché quotidianamente se noi consideriamo delle cose che invece lui non ha come capacità e facoltà, cadiamo in equivoco. Non è un tonto se non vede, proprio non riesce a vederlo. Ah beh certo, poverino. Sì, e tra l'altro ci agevola anche poi su un argomento che sarà tema di una prossima puntata, che sarà appunto la routine quotidiana col cane. Bene, allora guarda, hai già accennato tu il tema di una prossima puntata, quindi io direi che per oggi possiamo fermarci qui. Io ti ringrazio per essere stato con noi, allora e a presto Maurizio. Sì, come sempre è stato un piacere, se mi permette ricordo appunto che mi potete contattare al 335-834-1510 oppure a sabato pomeriggio da Doc Service in via Giornaneggo, io do delle consulenze gratuite, quindi vi aspetto. Abbiamo trasmesso Can che abbaia, il format dedicato al più fedele amico dell'uomo. In onda ogni giovedì alle 11.30 e ogni sabato alle 18.30.